Dopo le proteste ci si mette anche la burocrazia ad impedire che venga realizzato il termovalorizzatore di case Passerini che dal 1997 aspetta di vedere posare la prima pietra. Il problema adesso è l'abolizione delle province perché non c'è più un referente per le autorizzazioni. Così il ritardo si accumula, come si accumulano i costi, decine di milioni l'anno. Tutto è pronto per partire col cantiere, compresa la valutazione di impatto ambientale del 17 aprile scorso, ma mancano le autorizzazioni che in futuro probabilmente dovrebbero spettare alla città metropolitana. Al momento però c'è il vuoto burocratico. La Regione, dal canto suo, potrebbe riprendersi la delega trasferita a suo tempo alla provincia. Ma niente. Nel frattempo, portare i rifiuti alle discariche in provincia di Arezzo e di Pisa equivale ad una spesa per quadrifoglio di circa 50 milioni l'anno, senza contare le ecotasse e le eventuali multe da pagare all'Unione Europea. E come se non bastasse, pende ancora un ricorso al TAR. Il costo previsto per l'impianto è di 130 milioni più 5 per le opere di sicurezza. Avrà una capacità di 136.000 tonnellate annue, circa 400 tonnellate al giorno.